La mostra che presento qui è Prospecting Ocean ed è in un luogo molto speciale, la biblioteca universitaria. La mostra è una ricerca di 2-3 anni sui temi delle risorse degli oceani, ma anche della mappatura degli oceani, come l'immagine dell'oceano in qualche modo è legato anche a questioni legali sull'estrazione di queste risorse, ovvero come l'immagine stessa, anche fotografica, per esempio l'immagine sonar, batimetrica, ha permesso negli ultimi 10 o 20 anni lo sviluppo, per esempio, della richiesta dell'estensione delle aree di interesse nazionale, ovvero se una nazione riesce a dimostrare attraverso immagini geologiche che il proprio shelf continentale non va a picco dopo i 200 miglia ma continua in modo geologico, in modo continuativo, può richiedere l'estensione delle proprie acque territoriali di altre 100 miglia, ovviamente per sfruttare eventualmente risorse minerarie o petrolifere. E la mostra parla di questi temi, è una collaborazione con Giulia Bruno e Giuseppe Ilasi, abbiamo prodotto un film, la mostra è già stata presentata scorso anno a Venezia, nella sede dell'ISMA CNR, dell'Istituto Oceanografico Italiano. È stata prodotta da una fondazione, Tibia 21 Academy, e presentarla qui però è molto particolare perché abbiamo sia i libri originali Marsini ma anche materiali dall'ISMA CNR qui di Bologna, abbiamo collaborato con gli scienziati qui di Bologna, con l'università, perciò è un luogo molto speciale che ha permesso anche molte collaborazioni. Spero anche di poter presentare un libro scritto da Stefanie Hessler, che è stata la curatrice di questo progetto che stiamo pubblicando insieme con l'MIT Press, dovrebbe uscire proprio nelle prossime settimane e speriamo di poterlo presentare qui a Bologna a novembre.